Bene lo scorso fine settimana, con molte presenze a Salerno, condizionato invece dalle previsioni meteo, questo ponte dell'Immacolata con poche prenotazioni. Cambia molto il modo di fare turismo, ci dice il presidente provinciale di Federalberghi Salerno. Chi viaggia prenota all'ultimo minuto e quando le previsioni meteo non sono buone, le stanze restano vuote. Dovrebbe andare meglio per il prossimo fine settimana. Qualche prenotazione in più sembra sia arrivata, sempre grazie a luci d'artista, che sebbene allestite in tono più soft, continuano ad attirare visitatori. I turisti che hanno scelto di trascorrere una giornata a Salerno si sono mostrati favorevoli a questa edizione in tono minore delle luci natalizie, quindi alla necessità di mantenere un profilo più basso, più soft per la manifestazione, per permettere di svolgerla in sicurezza in tempi di Covid. Dobbiamo dire che hanno apprezzato le luci e soprattutto l'albero, che mai come quest'anno è tornato ad essere un albero come quello che c'è nelle nostre case, quindi veramente ricorda l'albero di Natale, e di questo siamo sicuramente soddisfatti. Si può fare meglio a livello di presenze, però dobbiamo cercare di portare in porto la barca. Anche l'analisi di Confesercenti conferma che l'incertezza frena la ripartenza del turismo, con un ponte dell'Immacolata che è stato ragionato e condizionato, oltre che dall'andamento del contagio da Covid-19, dalle condizioni meteo. Tra il 4 e l'8 dicembre le strutture ricettive italiane hanno registrato circa 4 milioni di pernottamenti, anche se molte stanze sono rimaste vuote. Il tasso di occupazione delle camere disponibili è stato del 62%, 14 punti in meno del 2018, ultimo ponte pre-Covid. Per il presidente provinciale di Confesercenti Salerno ha funzionato la kermesse di luci d'artista, anche se la tipologia media dei vacanzieri prevede soggiorni molto più ragionati, sempre più corti ed attenti all'andamento della pandemia, prosegue il presidente Esposito. Spostamenti ragionati e calcolati con una minore spesa pro capite. La quarta ondata, ancora prima degli effetti sanitari, ha già rallentato i flussi turistici, specie quelli stranieri. E lo spettro di una nuova e grande difficoltà del settore turistico è molto più probabile, conclude sempre Esposito, che chiede sostegno al settore.